io ho iniziato a suonare che ero piccolino, avevo 6 anni, e da sempre tutto il paese, insomma, tutta la popolazione mi è stata vicino, anzi mi ha stimolato a continuare. Insomma, quando uno è un suonatore, non apre alla comunità, diventa anche un po' il protagonista di tutte le varie situazioni, delle feste, eccetera. Facevano le sfide per venire a casa a prendermi e portarmi in giro nelle case a carnevale. Ho imparato a vivere in una comunità in cui è importantissimo ritrovarsi e essere ancora in un certo senso vivi. Leo Vodda cerca di galleggiare in questo mondo difficilissimo, ma a cui noi vogliamo dire la nostra. Tra piazze, palchi e studi di registrazione, Pierpaolo Vacca è determinato a portare la sua musica da Ovodda al mondo, suonando da solo, in gruppo oppure accanto ad attori, perché anche le parole del teatro possono dare suggestioni alla composizione. Una passione per le 7 note nata in famiglia. A parte di mia madre, da sempre è stata una famiglia di suonatori di Launeddas, cosa abbastanza strana per Ovodda. Si sa che i suonatori di Launeddas sono quasi tutti del Campidano, e quindi io mi sono avvicinato al mondo della musica così, vivendola a casa praticamente tutti i giorni. Il mio primo maestro, zio Peppino Deiana, è stato la persona che in paese ha dato la possibilità di imparare a suonare questo strumento a tutti i ragazzi di Ovodda, aprendo la sua casa senza mai chiedere nulla in cambio. Mi piaceva, da quando ero piccolino, proprio le situazioni di festa dove si cantava, si suonava, eccetera, e quindi l'organetto, che è comunque sinonimo di festività. Io mi sono avvicinato così, dalla passione proprio di entrare da protagonista dentro quelle feste. Da tempo il suo talento ha convinto anche Paolo Fresu, con una miscela di tradizione ed elettronica, e proprio Travessu, l'album d'esordio di Vacca, a inaugurare l'etichetta di World Music del jazzista di Berchitta. Ci sono piccole frasi che io a volte non suonavo neanche perché all'inizio mi sembravano troppo facili, troppo scontate. Invece, col passare degli anni e prendendo anche la consapevolezza, ho capito che quelle sono le basi di tutto, e da lì si deve partire, da un punto fondamentale, che è quello della musica di comunità. E quindi quello che sto cercando di fare io è anche quello di partire un po' da prima, quindi appoggiarmi più alle sonorità delle Launeddas, al canto a tenore, e prendere questa musica, rovesciarla, ribaltarla e portarla fruibile da tutti, insomma. Musica e impegno per la comunità si uniscono anche nel Festival Sonula, che con l'omonima associazione Vacca organizza sempre ad Ovodda. Viviamo in questo territorio e vogliamo vivere bene, e quindi dobbiamo essere noi i primi a metterci in gioco e a cercare di costruirci un futuro. La comunità e il paese ha risposto in maniera positiva, ci ha aiutato in tutte le varie fasi, e con l'anno scorso siamo riusciti ad avere un evento molto partecipato, avevamo quasi 1000 persone, insomma, che sono venute a sentire i concerti. È stato bello per noi vedere gente che era lì davanti a sentire un concerto che mai avremmo pensato di poter vedere lì, e alla fine quelle sono state anche le persone più contente, quelle che ci hanno incoraggiato di più a continuare a fare questo tipo di manifestazioni.